Grazie, prego. Presidente. Per questa favore. È una mozione molto importante perché questa mozione riguarda la, diciamo, la trasparenza nelle informazioni ambientali. E, è importante, ve lo dico, soprattutto perché la salute dei cittadini romani viene prima di tutto ed è proprio per questo che questa mozione vuole cercare di intervenire sia verso il ministro Chiedo competente. Cortesemente al pubblico di fare silenzio, grazie. Affinché venga creato il catasto elettromagnetico nazionale, dove all'interno di questo catasto devono essere inserite tutte le informazioni sull'elettromagnetismo. Considerate che questo catasto era previsto da tanti anni, ma in realtà non è mai stato diciamo attuato e neanche le informazioni all'interno sono disponibili. Ora bisogna intervenire anche verso l'ARPA Lazio, quindi sollecitare la Regione Lazio affinché queste informazioni vengano monitorate, procedere per la pubblicazione e l'aggiornamento sul sito di questi dati e impegnare l'assessore competente con un apposito regolamento a non autorizzare l'installazione di nuove antenne dove si superano già i valori di cautela. Impegnare l'assessore per favore, competente, chiedo al pubblico di fare silenzio, ad adottare un'apposita disciplina per garantire a livello precauzionale di non superare mai in nessun caso in ambienti residenziali e zone protette, fissando un limite non oltre il quale nessuna nuova installazione potrà essere. Questo significa che questo tipo di mozione serve proprio per il cosiddetto principio di precauzione. Quindi ringrazio chi sta ascoltando queste informazioni, perché questi sono atti che servono ai cittadini. La seduta è sospesa.